Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale e mi è venuta in mente una cosa, che insomma queste ragazze, questi ragazzi che lavorano come volontari oppure in, come dire, in forma permanente, hanno reso questo che è un luogo medico, in realtà è un luogo di speranza, perché entrando qui si capisce che ne usciremo. Si ha la sensazione che c'è una mobilitazione, come dire, collettiva, fondata proprio sulla solidarietà. Voglio ringraziare prima di tutto la Croce Rossa Italiana, Aeroporti di Roma, la Regione Lazio per i record che stabilisce e l'Istituto Lazzaro Spallanzani che hanno contribuito ad allestire questo centro vaccinale. E un grazie al Ministro Speranza per tutto quello che ha fatto finora. A voi, come a tutti i medici, gli infermieri e i volontari che lavorano instancabilmente in tutti i presidi sanitari d'Italia, va la profonda riconoscenza mia e di tutto il Paese. È una visita di grande significato quella del Presidente del Consiglio. Il centro di Fiumicino è un centro della Croce Rossa, ovviamente gestito insieme alla Regione Lazio, ad Aeroporti di Roma. È forse la parte più visibile di un grande lavoro che è fatto dalle volontarie e dai volontari in tutta Italia. Un lavoro spesso non visto, non visibile, però estremamente importante per ridare speranza, per mantenere i legami sociali, come ho avuto modo e onore anche di ricordare al Presidente durante il mio intervento. Ecco, credo che non ci fosse segnale più bello che ci si potesse aspettare dal nostro Presidente del Consiglio, un'attenzione al volontariato organizzato e su questo ho anche sentito la responsabilità, perché è vero che noi come Croce Rossa ci siamo stati anche attraverso i nostri corpi ausiliari che hanno fatto un lavoro altrettanto prezioso e silenzioso, ma anche tutte le restanti realtà come le ANPAS e le Misericordie, perché è l'insieme, la capacità di fare squadra che sta facendo la differenza nel ridare speranza e fiducia al nostro Paese. Thank you.